Fondi europei fantasma, due società via regine coinvolte. Maxi inchiesta della finanza di Ravenna. Promettevano finanziamenti inesistenti, si tenevano i versamenti per le istruttorie. 500 vittime e 50 milioni intascati. Gli Uffizi diffusi debuttano al Castello Malaspina. Ammassa la prima volta della Galleria Fiorentina. All'apertura della mostra anche il direttore Heike Schmidt e il governatore Gianni. Strumenti e misure per difendersi dalla violenza. Villa Bertelli incontro informativo con autorità ed esperti. Nella Versilia Nord 70 segnalazioni solo da inizio anno, ma nessun caso grave di donna molestata. Io salvato dalla morte grazie al defibrillatore. La testimonianza shock di un viareggino vittima di arresto cardiaco in strada. Il dispositivo da oggi è disponibile anche sul lungo canale est alla scuola Vannucci. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia, dalla Costa Puana. Partiamo dalla cronaca, avete sentito, ci sono anche due società di Viareggio in questa maxi inchiesta. Parliamo di fondi europei fantasma, promettevano dei finanziamenti a società, a imprese e famiglie, fondi inesistenti e bandi che non vi erano, e pertanto quattro persone sono state arrestate dai finanzieri. Ci sono anche due società viareggine coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Ravenna su una maxi truffa sui fondi europei. Quattro persone sono finite in carcere, accusate di essersi intascate indebitamente profitti per circa 2 milioni di euro. A cadere nella rete del gruppo criminale oltre 500 soggetti residenti in ben 13 regioni, fra cui la Toscana. A capo della banda un uomo di 52 anni, ravennate, che prometteva a famiglie e imprese di accedere a finanziamenti erogati dall'Unione Europea, anche in parte a fondo perduto. Soldi che ovviamente non sono mai arrivati, in quanto i fondi europei erano del tutto inesistenti. In totale ha promesso finanziamenti per 50 milioni. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri della compagnia di Faenza, al centro del meccanismo di frode vi erano alcune società, due di queste con sede a Viareggio, altre a Roma e Cagliari. Nei loro conti correnti venivano versate le quote richieste alle vittime per pagare l'istruttoria necessaria ad avviare la pratica di finanziamento. Questi compensi in parte finivano in tasca ai titolari delle stesse società, viareggini compresi. Il resto invece andava in mano al 52enne ravennate. Grazie all'emissione di fatture false riusciva a far perdere traccia delle somme versate dalle vittime della truffa. Quest'ultime erano spesso in difficili condizioni economiche. C'era chi chiedeva il finanziamento per compravendite immobiliari avendo già addirittura stipulato e compromessi, contando su quei soldi, ma anche chi doveva fronteggiare una crisi di liquidità familiare e che per pagare i costi di istruttoria aveva persino preso un ulteriore prestito a monte. Rimaniamo sulla cronaca, andiamo su noitv.it. Un uomo di 30 anni, vedete, è rimasto ferito dopo un violento diverbio avvenuto nella serata di venerdì a Torre del Lago. Il trentenne italiano ha riportato lievi ferite al braccio dopo essere stato colpito con un coltello da un soggetto non ancora identificato dalle forze dell'ordine, ma si tratterebbe di un nordafricano, secondo le testimonianze, che dopo lo scontro si è dato la fuga insieme ad altri due connazionali. Il fatto, vi dicevo, è successo intorno alla mezzanotte e mezza sul viale Marconi, siamo più o meno all'altezza della rotatoria di via Giovanni XXIII. L'uomo, la vittima, è stata portata al pronto soccorso del Versilia, è stato dimesso, come vi dicevo, con lievi ferite, dunque un referto di appena 7 giorni. Sul caso indagano i carabinieri di Torre del Lago, i militari danno la caccia all'aggressore e cercano di ricostruire i motivi della violenta lite che non si esclude potrebbe essere scoppiata per motivi cosiddetti futili. Voltiamo pagina, andiamo adesso a Massa con l'arrivo degli Uffizi diffusi al Castello Malaspina, un momento importante segnato dalla presenza anche del governatore della regione Eugenio Gianni e il direttore della Galleria Fiorentina Heike Schmidt. Presso il Castello Malaspina di Massa si è tenuta la preview della mostra Il marmo e Michelangelo, un mito da Lorena Savoia nelle collezioni degli Uffizi, il primo evento del progetto Uffizi diffusi a svolgersi nella fortezza. Ospiti dell'evento Heike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, ed Eugenio Gianni, presidente della Regione Toscana. Proprio esemplare per l'idea degli Uffizi diffusi, perché fa scoprire delle bellezze e delle testimonianze storiche che sono già in loco. La nostra intenzione non è solo quella di decentrare, ma anche di destagionalizzare. Un invito anche a chi viene da altri parti della Toscana e anche oltre alla Toscana di venire durante questa mostra a scoprire questo bellissimo castello con una vista panoramica
sopra tutta una parte della Toscana, il litorale, il mare, ma anche le Alpi Apuane, che erano così importanti per l'opera di Michelangelo. In qualche modo dà il senso di come questo ambiente può essere sviluppato e promosso con iniziative culturali, quale quella che stamani, con gli Uffizi Diffusi, che è il progetto che io ho portato avanti in questi anni, insieme al direttore degli Uffizi, Smith, può accompagnare la valorizzazione di tanti luoghi in Toscana. La mostra, che offre una testimonianza del rapporto tra Michelangelo Buonarroti e il marmo delle Apuane attraverso inediti documenti cinquecenteschi e due opere inviate dal Museo degli Uffizi, resterà visitabile fino al 14 gennaio 2024. Grazie anche all'Archivio di Stato che ha collaborato per una mostra che diremo unica nel suo genere, anche perché verranno mostrati dei documenti storici che sono veramente rarissimi e che attestano la presenza di Michelangelo nel nostro territorio, proprio per acquistare i marmi che erano destinati proprio a opere immortali. A Forte dei Marmi è un incontro informativo rivolto a donne, ma anche uomini, giovani e non, sulla violenza di genere, strumenti e misure per contrastarla. Sentiamo. Sono state una settantina le segnalazioni per violenza domestica sulle donne nella sola Versilia Nord dall'inizio del 2023, ma solo alcune di queste segnalazioni si sono trasformate in denunce o hanno portato a confermare veri e propri casi di violenza o maltrattamenti. Sono alcuni dei numeri emersi durante l'incontro informativo ospitato a Villa Bertelli, promosso dal Comune di Forte dei Marmi. A dare un quadro territoriale è stato Antonio Lo Sacco, vice dirigente del commissariato di Forte dei Marmi. Le segnalazioni non arrivano solo dalle vittime stesse, talvolta anche da vicini di casa o da amiche. Da queste si attivano le indagini che possono portare a provvedimenti. Nella Versilia storica non ci sono stati per fortuna casi gravi quest'anno. Fra i relatori anche il magistrato Rossella Soffio ed Ersilia Raffaelli, presidente del centro antiviolenza di Viareggio. Nel pubblico molte studentesse, studenti, ai quali sono stati ricordati gli strumenti disposti dalla Polizia di Stato per denunciare, come il numero nazionale 1522 e la app YouPol. Sul fronte prevenzione c'è poi il protocollo Zeus, firmato a marzo dalla Questura di Lucca, un percorso di supporto ai soggetti maltrattanti per fermare eventuali escalation ed evitare recidive. Abbiamo strutturato questo argomento in forma, in un taglio un po' particolare, sulla violenza alle donne con diversa disabilità, perché questo argomento è un po' sommerso, poco conosciuto. Veramente è un numero importante di sommerso che noi cerchiamo di far emergere. La testimonianza di un uomo vittima di arresto cardiaco e salvato dal defibrillatore al centro della cerimonia alla scuola Augusto Vannucci di Viareggio, nella quale è stato inaugurato proprio un dispositivo salvavita. Vediamo il servizio. Da oggi il polo scolastico sul lungomare di Viareggio è dotato di un defibrillatore semiautomatico. Nel ricordo del fondatore della scuola privata, Augusto Vannucci, scomparso prematuramente la scorsa primavera, è stato inaugurato il dispositivo salvavita. Una cerimonia semplice ma ricca di emozioni per i familiari di Vannucci, al quale ovviamente è andato il pensiero. Noi abbiamo deciso di appunto acquistare questo defibrillatore per la comunità di Viareggio. Purtroppo è avvenuto in un momento particolare della mia vita e della vita dei familiari di Augusto, e ci siamo avvicinati a questa iniziativa proprio per questo motivo. Noi abbiamo fatto in collaborazione con la Croce Verde un corso per l'utilizzo appunto di questo defibrillatore. Uno strumento prezioso per salvare vite, che servirà a una zona un po' defilata della Darsena ma piuttosto frequentata. A confermarlo è stata la testimonianza di Massimo Gori, 60 anni, viareggino, salvato dalla morte dopo un improvviso arresto cardiaco accusato mentre correva sul lungomare la mattina del 1 novembre scorso. Decisivo l'utilizzo tempestivo del defibrillatore di cui era dotato il vicino Bagno Felice, in passeggiata, i cui titolari fortuitamente avevano assistito al malore. E dopo due giorni mi sono svegliato intubato all'ospedale di Massa, senza sapere da che parte, come ero arrivato all'ospedale. E semplicemente durante la mia corsa ho avuto un arresto cardiaco, non mi sono reso conto di questo perché mi hanno poi preso, diciamo, le persone che hanno, attraverso un defibrillatore e diciamo, una velocità di esecuzione anche di tutte quelle tecniche che servono per rianimare,
sono passato dall'essere praticamente morto e a essere tra virgolette resuscitato. Restiamo a Viareggio, allo storico caffè Così com'è, l'apertura della mostra di 6 artisti versiliesi con l'arte. L'obiettivo è quello di aiutare. Sentiamo Massimo Mazzolini. Spazio 23 è il nome scelto per raccontare l'esperienza di 6 artisti versiliesi: Mario Baroni, Marco Bianchi, Enrico Beccherelli, Ferdinando Coppola, Glauco Di Sacco e Daniele Cinquini, riuniti come gruppo. Amicizia e stima reciproca sono gli elementi che legano le persone protagoniste di questa unione, creando le basi per il dialogo e la definizione di pareri comuni. Nasce così l'idea di una mostra collettiva pensata con l'intento di raccontare per immagini questa nascitura esperienza. L'esposizione è stata inaugurata sabato 9 dicembre presso lo storico caffè Così com'è a Viareggio. In questa prima nostra uscita vogliamo stendere una mano alla solidarietà dell'albero di Oama, ecco. Un'associazione che cura i bambini. Quindi noi metteremo in vendita le nostre opere e l'intero ricavato va all'associazione. Questa dunque è inoltre un'occasione esclusiva, perché il fine è anche quello della solidarietà. Le opere esposte saranno acquistabili ad un prezzo speciale, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione Onlus, l'albero di Oana, una realtà sociale di Viareggio nata in favore di persone svantaggiate in una situazione di disabilità e a sostegno delle loro famiglie. Un gesto di solidarietà significativo, con l'auspicio che venga calorosamente accolto dalla cittadinanza. E parliamo di musica adesso, andiamo a Val di Castello, a Pietrasanta, dove è nato il primo coro di voci bianche della Versilia storica. Sentiamo. Un nuovo coro di piccoli cantori, bambine e bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, una formazione musicale fresca e luminosa, è questo il nuovo progetto dell'Associazione Musicale Diafonia di Pietrasanta. Costituito da poco più di 2 mesi, il coro Nuove Voci Diafonia ha già debuttato. La prima esibizione si è svolta nel giorno dell'Immacolata alla Pieve di Val di Castello, nell'ambito della festa parrocchiale di 4 giorni, l'Oliveto Magico di Babbo Natale, organizzata dai parrocchiani. Ad esibirsi sono state le allieve delle classi di pianoforte della Scuola di Musica dell'Associazione Diafonia, di cui 4 sono al loro debutto di fronte al pubblico. È un coro unico nella nostra zona che riprende il percorso già iniziato nel 2019 e interrotto per la pandemia, spiega Maurizio Castagnini, presidente dell'Associazione Musicale Diafonia di Pietrasanta. Entusiasma noi come associazione, perché crediamo in queste operazioni di coinvolgimento dei bambini con la musica e con la musica fatta insieme, ma ha coinvolto e anche bene molti genitori, imprenditori e tanta gente anche qui della comunità di Val di Castello. È una cosa che portiamo avanti e pensiamo di poter anche incrementare sia qualitativamente che quantitativamente. Ed è tutto davvero per questa edizione, mi fermo qua, vi ringrazio per essere stati con noi e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.